Potrebbe anche entrare nella voce del porta a porta la raccolta degli indumenti a nocera inferiore, è una valutazione che l'amministrazione comunale sta facendo, visto il positivo feedback legato all'intuizione scattata per il vetro. Avevamo questa società che gestiva i raccoglitori in modo pessimo. Abbiamo risolto il contratto, abbiamo addebitato la rimozione che abbiamo rimosso noi. Oggi siamo in una fase di transizione perché abbiamo riaffidato e siamo alla verifica dei documenti della società. Abbiamo in mente di introdurre in porta a porta anche lì, nel senso di evitare questi bidoni almeno nel 50% della città, farlo col porta a porta, così come attualmente le persone lo fanno, e ricordo a tutti i telespettatori, attualmente i panni si conferiscono direttamente alle isole ecologiche. Sì. Ricordo che una busta di panni che pesa almeno un chilo costa oltre i 400-500 euro al comune di Nocera Inferiore, ragion per cui è importante gestire quella situazione. Lo vorremmo fare porta a porta. Considerate che con l'introduzione e il conferimento del porta a porta vetro abbiamo eliminato le campane, altri punti di sversamento illegali, eliminando anche i bidoni dei panni. Elimineremo altri punti dove le persone possono conferire legittimamente. È ovvio che in alcune zone c'è necessità, non possiamo immaginare di fare porta a porta anche dei panni ovunque, però questo limiterà ancora e secondo me migliorerà ancora la percentuale di differenziata.